Oggi vi voglio parlare di un gruppo di uccelli che conta tantissime specie qui in Salina, il gruppo dei limicoli. Cosa sono? Uccelli che vivono in acque basse e che si alimentano di piccoli organismi che possono trovare nel limo, nel fango e nell'argilla. Tra questi possiamo ricordare ad esempio il cavaliere d'Italia, molto elegante, e la vocetta, un altro protagonista della nostra Salina di Comacchio. Siete pronti? Venite con me, andiamo ad osservarli. Ecco il cavaliere d'Italia, un uccello bianco con le scapolari nere nel maschio e marroni nella femmina. Presenta delle zampe lunghissime di colore aranciato ed un becco lungo ed appuntito che gli consente di spiluccare piccoli organismi dal limo e dalla superficie dell'acqua. Alcuni, come questo esemplare, possono avere macchie nere sul capo e sul collo, altri invece hanno la testa totalmente bianca. Gli esemplari più giovani presentano una colorazione più chiara, come questo che possiamo osservare. Un'altra caratteristica di questi bellissimi uccelli è il loro grandissimo occhio. Qui vediamo la vocetta che presenta una colorazione bianca e nera alternata. Ha una fronte nera, come lo è anche una fascia che si estende fino alla base del lato posteriore del collo. Possiede un becco lungo e incurvato all'insù, che gli consente di setacciare il fondo dagli specchi d'acqua in cui vive. Qui vediamo una coppia con il pullo. Le zampe sono di color bluastro, con i piedi palmati, e questo lo possiamo vedere fra poco in questo esemplare. Spero di avervi dato delle informazioni utili per poter riconoscere queste due specie di limicoli che abbiamo studiato assieme. E ricordatevi bene una cosa, qui in Salina si possono osservare tantissimi, tantissimi uccelli acquatici grazie alla gestione idraulica attuata da CADF in collaborazione con il Comune di Comacchio e il Parco del Delta del Po, indispensabile per poter mantenere l'ecosistema in buona salute ed accogliere tutte queste specie di avifauna presenti. Un saluto da CADF, la fabbrica dell'acqua. Ciao! Thank you.